Filosofia notturna vagando per la città Torino. Il video sull'intellettualismo etico merita ancora alcune riflessioni. L'intellettualismo etico di Socrate è un modello filosofico molto forte. Socrate parte dal presupposto che alla base del comportamento, delle scelte etiche di un uomo vi sia la conoscenza che ha del bene. Bisogna conoscere i valori del bene, della bontà, dell'onestà, della giustizia, per potersi comportare in modo giusto, in modo buono, in modo equo. Se una persona è educata ai valori della non onestà, della non giustizia, e non conosce pertanto tali valori, non potrà di conseguenza comportarsi. Ecco dunque che la scelta del bene è una scelta dettata dalla ragione. Chi razionalmente conosce il bene, perché è stato educato al bene, potrà comportarsi bene. Vi è un ottimismo di fondo nel socratismo. Socrate è un inguaribile ottimista, perché per Socrate, educando un giovane, educando una mente alla giustizia, si riuscirà ad ottenere un comportamento giusto. Pertanto per Socrate non nascono i ragazzi come mele marce o pecore nere. Ogni pecora nera può diventare una pecora bianca. Ogni mela bacata può tornare ad essere una mela sana. Perché? Perché l'anima dell'uomo è educabile, perché l'anima dell'uomo è migliorabile. Ecco perché alla base di una pedagogia dell'inclusione, alla base di una pedagogia del miglioramento, del rafforzamento, della crescita, non vi può che non essere Socrate. Socrate parte dal presupposto che ogni uomo è educabile, che ogni uomo può migliorare, che una buona educazione può produrre un uomo migliore, un uomo giusto. Ecco dunque il fine della conoscenza è la virtù, ma la virtù è una virtù teoretica che implica una condotta pratica. La teoria porta alla prassi, una conoscenza teoretica del bene porta alla pratica del bene. Ecco in cosa consiste il razionalismo etico. È la ragione che guida il comportamento. Ed ecco in cosa consiste l'ottimismo di Socrate. Perché dietro quest'idea di ragione che cresce, che si rafforza, che può guidare l'uomo a un buon comportamento, vi è una fiducia nell'umanità, nella ragione, nell'educazione. Momenti di Socrate ritorneranno nell'illuminismo, nell'idea dell'età dei lumi, dei filosofi dell'illuminismo, di educare l'umanità, che attraverso l'istruzione l'umanità possa emanciparsi, possa progredire, che un uomo educato, che un uomo che conosce i valori della democrazia, della repubblica, della giustizia, possa comportarsi meglio, che un uomo che conosca i valori della rivoluzione francese possa comportarsi meglio. Da qui la stessa educazione civica come disciplina che in seguito alla Rivoluzione francese comincia ad essere insegnata poi in molte scuole, poi soprattutto nelle scuole francesi dell'Ottocento, l'idea che io posso educare, formare un giovane perché la mente è una mente allenabile, una mente che può andare verso la virtù. Questa è una prospettiva ovviamente progressista e ottimista. Non parte dall'idea che ci sia una persona cattiva per natura, malvagia per natura. Non si fa mai il male volontariamente, lo si fa dettato
dall'ignoranza, ignoranza che può essere dettata a sua volta da necessità, ignoranza che può essere dettata da marginalità, ignoranza che può anche essere dettata da un calcolo di chi vuole mantenere eventualmente una persona ignorante, che magari agirà in un certo modo perché non conosce il bene, perché se io ignoro determinati valori, sono educato dunque ad altri valori, mi comporterò in quel modo lì. Ti direbbe Socrate che c'è dell'ignoranza dentro un ragazzo che sceglie a 12-13 anni di far parte della camorra, non è una mela marcia per natura, non è cattivo per natura, non un DNA camorrista, ma è stato educato a quei valori, e quei valori sono i valori che reputerà corretti, giusti, per i quali varrà vivere, ma educato ad altri valori, il ragazzo potrà comportarsi in un altro modo. Probabilmente lo stesso si può dire di uno jihadista, di un kamikaze, sono i valori che lui reputa giusti, ignorandone altri, e dunque un'educazione diversa, un'educazione altra lo avrebbe potuto portare a comportarsi in un altro modo. Certo, il socratismo è un elemento etico, è una prospettiva etica ottimista da cui bisogna partire, perché senza questa fiducia pedagogica non c'è possibilità di cambiare, di mutamento del mondo, non si farebbe l'insegnante, ma non ci sarebbe neanche l'idea tanto cara Beccaria nei Delitti delle Pene di riabilitazione di un carcerato, di un detenuto, di una persona che ha commesso un reato, varrebbe a quel punto lì uccidere una persona, se tanto non è migliorabile, detto che il carcere serve per eventualmente isolare una persona affinché non commetta più questi reati, ma se non c'è la possibilità di rieducarla, di migliorarla, a quel punto lì tanto varrebbe ucciderla, tanto varrebbe isolarla per sempre. Invece l'idea di Beccaria è qui quella di rieducare, dunque il carcere non inteso come segregazione, non inteso come punizione, umiliazione e marginalità, ma come inizio nuova vita, quello che il carcere tendenzialmente non è, perché i carceri nella società occidentale sono punitivi, i carceri non sono quello che pensano le persone, che le persone in carcere vivano, no, nel lusso, con Sky, facendo ginnastica, facendo sport, avendo un tetto, una casa che gli italiani invece non hanno. In carcere si vive male. Io un anno ho partito un progetto con i miei allievi di sport nelle carceri, giocando ai tornei di pallavolo con i carcerati. Siamo entrati e abbiamo visto anche delle condizioni, abbiamo visto le celle, abbiamo visto gli spazi, abbiamo visto le condizioni delle carceri italiane, soprattutto le persone che ci sono, che sono le persone marginali, che si immaginano i serial killer, gli ultramafiosi, no, ci sono persone spesso migranti, che hanno commesso piccoli reati, tossicodipendenti, malati di AIDS, tutte persone che non penso che siano cattive per natura, mele marce, ma che i casi della vita, le scelte sbagliate, le debolezze, le marginalità, l'ignoranza, i casi appunto estremi hanno portato in quella situazione. Da un punto di vista socratico sarebbero comunque recuperabili, o almeno varrebbe la pena, perché l'educazione può cambiare la vita di una persona, può cambiare il destino di una persona, la conoscenza. Ovviamente il socratismo come razionalismo etico presenta un limite grande, che è quello, come dicevo nel video precedente, di sottovalutare gli aspetti della volontà e gli aspetti ovviamente legati ai desideri, gli aspetti legati alle pulsioni, alle passioni, poi ripresi studiati da Cartesio, da Spinoza, ma già analizzati da Platone. Platone nel Filebo comincerà a ragionare nuovamente sul tema del bene e del male, e lui che è fondamentalmente socratico, dunque la conoscenza del bene porterà all'azione del bene, dunque conoscere il mondo delle idee, conoscere le idee e i valori, conoscere il bene, la giustizia, il bello ti porterà ovviamente a vivere per il bello, ad essere giusto. Devono governare la città coloro che conoscono la giustizia, che conoscendo la giustizia si comporranno in maniera giusta e legifereranno in maniera giusta, addirittura non ci saranno le leggi, perché nella Repubblica Platone dirà tutte le persone guidate dai sapienti
attenti e conoscono la giustizia si comporteranno bene in quanto ben educati a loro volta da scuole e da chi governa. Ebbene, Platone, che crede fortemente nella conoscenza come fondamento del comportamento, dirà non basta, perché serve poi la volontà. La volontà la si educa attraverso la pratica, perché ci può essere la volontà del non fare il bene. Io conosco il bene, io conosco che è bene non fumare, però posso decidere di non voler non fumare, cioè di fumare perché mi piace. Dunque la mia volontà mi porta a dire fumo, so, conosco che fumare fa male, ma decido comunque di fumare. Io so che per fare bene la prova di latino, per fare bene la prova di matematica, devo studiare, devo stare attento a scuola. Poi c'è la volontà mia che non si adegua a tutto ciò. Il pomeriggio prima deciderò di passare con il mio fidanzato un pomeriggio, con la mia fidanzata un pomeriggio, ad amoreggiare su una panchina, o andare al cinema a vedere l'ultimo episodio di Star Wars, e decido di non seguire quello che la mia ragione mi ha detto. Io so che per correre una maratona mi dovrò prima allenare, e dovrò allenarmi duramente, poi magari in quell'occasione, in quel periodo non lo faccio e arrivo impreparato. La mia ragione me lo diceva, mi è mancata la volontà. La volontà conta, la volontà del bene. La volontà del bene va messa in pratica, va esercitata, dirà Platone. Non basta soltanto conoscere il bene, ma bisogna volere il bene. Noi conosciamo ad esempio la città come Torino, che vive il dramma di un inquinamento, delle polveri sottili che sforano il livello annuale, il livello stabilito per la legge, almeno 80 volte l'anno. Ebbene, sappiamo che dovremmo usare il riscaldamento in un altro modo, che dovremmo usare l'automobile in un altro modo, ma poi non lo facciamo, perché andiamo a prendere i nostri bambini di fronte a scuola tenendo spesso la macchina accesa, perché nonostante ci siano macchine che inquinano poco, che non inquinano, continuiamo a comprare in città, dunque in zone altamente abitate, costruite con strade piccole e poco parcheggi, SUV, dunque macchine ingombranti che consumano tanto, difficili da parcheggiare. Siamo indeficienti, siamo idioti, sì, dal punto di vista socratico non siamo razionalmente etici, scegliamo in modo sbagliato, scegliamo una macchina che consuma tanto, ingombrante da parcheggiare, mentre ci sembrano macchine che consumano poco, facili da parcheggiare. Perché lo facciamo? Perché il desiderio di avere la macchina grande, comoda, lussuosa, la macchina che fa sì che se facciamo un incidente almeno noi non ci facciamo male, si fanno male gli altri. Ma ecco qual è la questione razionale, ecco la questione della volontà, ecco la questione del nostro comportamento. Noi non sempre scegliamo in base a ciò che ci indica la ragione. Lo stesso può valere per la raccolta differenziata, lo stesso può valere quando pensiamo ovviamente a cose legate alla politica, legate alla guerra. Noi razionalmente sappiamo che la spirale guerra, vendetta, odio, terrorismo è cieca, ma poi manca la volontà, poi manca l'anelito politico. Bisogna aggiungere la conoscenza del bene, ovviamente la volontà del bene, la pratica del bene, l'esercizio del bene, che in democrazia è fondamentale. A tutto ciò ovviamente poi andrebbe correlato il fatto che il razzismo etico si indebolisce in caso poi di malattie psicologiche, di devianze mentali, di fobie, patologie, nevrosi, ma Socrate è in un mondo pre-psicoanalitico, in un mondo in cui questa parte eventualmente oscura della mente, quella che Freud chiamerà il desiderio, il polo pulsionale, non è conosciuto, non è neanche teorizzato. Certo, si parla di passioni, ma nel mondo greco le passioni devono essere dominate dalla ragione. Poi il mondo greco ci ha già raccontato tutte le passioni possibili, anche quelle più drammatiche, basti pensare all'Edipo Re, basti pensare a Medea. Dunque abbiamo già elementi di infanticidio, dunque dell'omicidio per eccellenza più infame, più infausto, abbiamo il parricidio, abbiamo tutta una serie di temi drammaticamente psicoanalitici già trattati in un mondo che non è psicoanalitico, è un mondo in cui alla fine bisogna esorcizzare le passioni in maniera catartica, anche mettendole in scena, assistendo ad esse, o bisogna esorcizzare le passioni in che modo? Attraverso l'uso della ragione. Per questo il paradigma socratico è l'uomo che usa la ragione, un uomo che si comporta
comporterà bene, che si comporterà in maniera virtuosa, e l'uomo che permetterà di vivere, no, in una città e in una comunità politica in maniera giusta. Certamente questo uomo che ingabbia le passioni attraverso l'uso della ragione e che sceglie una vita etica compatibile con la città, con Atene, con gli altri uomini, sarà anche poi quell'uomo razionale che tanto verrà decostruito da uno dei principali critici della filosofia occidentale, dal filosofo col martello, dalla filosofia della dinamite, di Friedrich Nietzsche, al quale, alla immagine di uomo apollineo razionale tanto esaltato da Socrate, contrapporrà l'uomo dionisiaco che vive anche e soprattutto delle passioni. Ma questa è un'altra storia che vedremo